Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Nelle ultime ore sono arrivate diverse notizie da IMSS sulle pensioni, 14esima e molto altro. Vediamo insieme tutti i dettagli nel breve video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Se volete inoltre potete abbonarvi al canale schiacciando il tasto abbonati come mostrato nel video e donare una piccola cifra per supportarci e continuare a pubblicare nuovi contenuti sempre più aggiornati. Gli abbonati potranno partecipare in via esclusiva a una chat in un video YouTube in cui risponderemo alle domande e ai vari dubbi. Bene, partiamo con il video e parliamo di un fittizio bonus da 250 euro che IMSS smentisce e segnala come l'ennesima truffa di phishing. È stato l'Istituto di Previdenza Sociale intervenuto direttamente su Twitter a spiegare di stare molto attenti all'ennesima truffa che promette 250 euro se si compilano dati personali, appunto per richiedere il bonus. IMSS inoltre parla ancora di servizi proattivi molto spinti dall'Istituto di Previdenza Sociale, con i primi alert sui diritti, prestazioni e servizi che ci aspettano. Il servizio, come dicevamo, è molto importante, soprattutto per bonus e diverse cose, come la 14esima in arrivo da luglio con un importo da 336 a 655 euro. Grazie ai servizi proattivi, appunto, si avranno degli alert in cui si sarà avvisati di eventi importanti, quali per l'appunto la percezione della 14esima. IMSS inoltre informa che online è la nuova versione del portale delle famiglie. Ricordiamo che questo portale è una piattaforma dedicata ai genitori e permette nello specifico la simulazione dell'importo dell'assegno unico e verificare il bonus sociale in bolletta. Infine concludiamo con una novità in arrivo per i giovani, ovvero Kodi, il classico assistente virtuale inserito anche per i giovani con un nuovo nome che aiuterà questi ultimi a navigare tra le varie funzionalità del sito IMSS. Fateci sapere cosa ne pensate di queste novità qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.